SIGEP 2024 continua, siamo nel mondo del caffè e ci troviamo allo stand di una torrefazione di Faenza che ci allieta con le sue miscele pregiate dal 1967. Siamo in compagnia di Corrado Corradino, il responsabile per il vending per l'Italia. Ciao Corrado, buongiorno. Ciao, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti e benvenuti allo stand della Mocador. E con Riccardo Luzzetti, il responsabile, anzi io direi il neo responsabile del settore Horeca. Ciao Riccardo e benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti in Mocador, in questo SIGEP 2024, un SIGEP che sarà sicuramente di grande successo e molto entusiasmante per il canale Horeca. Sei molto carico, vedo, e fai benissimo Riccardo. Nel frattempo però consentimi di iniziare da Corrado Corradino per spiegarci per quale motivo c'è uno stand dedicato all'Horeca e un altro dedicato a Diva, il vostro gioiello dedicato proprio alla distribuzione automatica per il monoporzionato. Sì, beh, allora il motivo principale è che una torrefazione come Mocador, che punta sulla qualità del caffè, ha l'obiettivo sul mercato di trasferire al consumatore finale la qualità in diversi luoghi di consumo e momenti di consumo, per cui questo è il focus. Dalla caffetteria, di cui parlerà appena adesso Riccardo, al mondo della famiglia, al mondo dell'ufficio, quindi con diverse soluzioni. L'obiettivo è proprio quello di essere un coffee solution provider di eccellenza. Diva è un progetto che è nato nel 2020 e che si è sviluppato sia nel mondo uffici attraverso le classiche soluzioni UCS, ma ha trovato negli ultimi due anni uno sviluppo molto interessante nel mondo della distribuzione attraverso il retail specializzato. Andranno a incontrare quei consumatori che vogliono la qualità del caffè e fornendo soluzioni stesse al mondo dei negozi. Dietro a Diva non c'è solo una ricerca su un prodotto di qualità, ma c'è anche tanta formazione, tanto impegno da parte di una rete vendita dedicata, focalizzata, e tu sai quanto per me è importante questo e delle esperienze che ho fatto in passato. E Mocador non è solo qualità del caffè, ma quello che per me è importante come responsabile della rete vendita è la qualità delle persone nel trasmettere formazione, passione e impegno in tutti i canali in cui operiamo. Riccardo è arrivato da noi da pochi mesi, è responsabile Horeca e soprattutto sta portando avanti adesso un progetto per cambiare quanto riguarda il metodo per operare sul territorio attraverso la rete vendita, in modo da sfruttare al meglio tutta una serie di potenzialità che abbiamo noi in termini di caffetteria, di know-how, a cominciare dalla caffetteria e dall'Academy. E ce lo facciamo spiegare proprio da Riccardo. Grazie, grazie. Vieni qui Riccardo. E allora parliamo di Horeca. Tu sei dall'ottobre 2023 il responsabile nazionale dedicato all'Horeca, una responsabilità certamente importantissima. Assolutamente, assolutamente. Ringrazio Corrado, ringrazio la Mocador che mi sta dando questa grande opportunità. E come diceva poc'anzi Corrado, Mocador è un'azienda di eccellenza. Questo perché? Perché dal 1967 che operiamo sul mercato e operiamo sempre con un'unica miscela, una miscela creata principalmente per l'espresso italiano, con delle monorigini che vengono tostate separatamente per poi andare a comporre questa miscela che è proprio dedicata per l'espresso. Ecco perché infatti è il nostro vanto, questa miscela è certificata IEI, Istituto Espresso Italiano, è certificata Bure Veritas Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni fase, dall'approvvigionamento fino all'insacchettamento, viene certificato. Questo per noi è un valore aggiunto, questo per noi è far sì di dare che cosa al cliente finale e quindi al consumatore un prodotto di estremissima qualità. Insieme alla qualità del prodotto noi a fianco che cosa ci abbiamo messo dal 2020? Dal 2020 abbiamo aperto un'academy che ci dà l'opportunità e dà l'opportunità al cliente di formarsi a 360 gradi.
gradi, sia nella parte caffetteria, sia nella parte food, che sia anche nella parte della mixology. In questo modo diamo completamente al cliente un pacchetto completo di tutti i servizi. Questo fa sì che Mocador ha deciso di fare che cosa? Di oltre di operare naturalmente sul mercato che operiamo dal 67, quindi in Emilia-Romagna, anche quello di espandersi su tutto il territorio nazionale. Quindi abbiamo aperto delle aree come le Marche, abbiamo aperto delle aree come l'Abruzzo, con un deposito. E diamo l'opportunità adesso anche ai nostri agenti di operare su tutto il territorio nazionale, proprio perché? Perché abbiamo messo in campo un metodo e un modo di lavorare che è sicuramente vantaggioso e soprattutto di grande esperienza da parte dei nostri agenti già introdotti all'interno del settore Horeca, e questo fa sì che comunque Mocador sia presente da qui a pochi mesi su tutto il territorio nazionale. Non a caso ti dicevo sei carichissimo, hai davvero tantissima verve e voglia di fare, tanto mordente. Da quanti anni fai il venditore, Riccardo? Sono circa 30 anni che sono nel mondo del caffè e più che fare il venditore l'ho fatta una missione, perché per me è passione. E l'oro nero, come lo chiamo io, non è il petrolio, ma per me l'oro nero è il caffè. E dare e avere l'onore comunque sia di avere un prodotto per poi trasformarlo e farlo sotto forma di bevanda e far felice tutti gli italiani, per me è semplicemente un vanto. Bene, allora ci attendiamo grandissimi risultati dalla sezione Horeca, naturalmente nel tempo, perché non si possono avere subito i grandi risultati. Riusciremo probabilmente nel brevissimo termine poter provare, gustare, assaggiare quotidianamente da Torino a Palermo il caffè Mocador grazie al mordente della nuova area commerciale Horeca. Riccardo, nel frattempo, grazie per la collaborazione. Grazie a voi, grazie a tutti e soprattutto grazie di essere venuti in Mocador e di averci dato questa grandissima opportunità di far conoscere Mocador su tutto il territorio nazionale. Grazie Corrado, veniamo a noi. Brevemente, quali le novità della sezione vending OCS monoporzionato da poter proporre al pubblico di SIGEP e diciamo al pubblico dei negozi specializzati nel 2024? Ha fondamentalmente tre novità. Una novità che riguarda un'estensione delle nostre attrezzature, quindi macchine OCS, che va nella direzione di piccole locazioni Horeca, parliamo di bed and breakfast, perché comunque lì il monoporzionato di qualità sicuramente colma quello che è un'esigenza che c'è. Un allargamento di gamma, perché comunque lanciamo con Diva ulteriori solubili che vanno nella direzione dei nuovi trend di consumo, e un ulteriore lancio che facciamo, questa è una novità, una crema caffè per la famiglia, una crema caffè da degustare fredda una volta inserita in frigo, e questa è una categoria di forte tendenza ultimamente, anche Mocador ci vuole essere, è dedicata unicamente ai negozi specializzati per completare anche qui un'offerta che deve essere sempre più ampia e in grado di cogliere quelli che sono i bisogni e le ricerche dei consumatori. Ricordiamo qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui chi sia dall'altra parte desideri entrare in contatto con voi per il settore Horeca o il settore vending e quindi chissà iniziare una nuova relazione commerciale con Mocador. Allora, www.mocador.it, abbiamo un sito che oltretutto è stato appena aggiornato con tutte le sezioni dove trovate dalla parte Horeca, la parte OCS famiglia e con tutti quanti i contatti, e oltre a questo anche uno store locator dove potete trovare tutti i punti vendita in cui potete incontrare Diva. Quindi andate sul nostro sito, perché lì sicuramente in maniera molto rapida troverete quello che state cercando e il contatto utile per poter immediatamente essere nel nostro mondo. Corrado, grazie per la collaborazione e le dritte. Grazie mille Fabio.